Giulia Neri. Buonasera a tutti e a tutte. Quello che stiamo per rappresentare stasera in realtà è un concerto reading. E con me Antonio Nasone alla chitarra, a cui fare un applauso. Antonio Nasone. Ci sarà quello che è l'autore del cuore di questo concerto reading, che è un libro molto bello e molto significativo, che è Rome, Loris Ferri. Prima di appunto iniziare con il concerto di Nick, vorrei dire, come sempre mi capita quando arrivo al microfono con il quale canto per lampi, e mi viene sempre a dire la stessa cosa, da sempre trentenne che non ha vissuto naturalmente la resistenza in maniera diretta ma attraverso una memoria collettiva, mi viene da dire anche una ulteriore cosa: se con le parole di Pasolini il fascismo ha spento dolore, e noi oggi lo stiamo sperimentando in maniere molto subliminali, molto implicite, molto accattivanti, come appunto il solito consumismo di cui si parla sempre, e soprattutto con una certa, morte dell'anima, penso, e forse quelli della mia età che ne hanno un po' fame, che forse la resistenza deve iniziare proprio da lì, e quindi dalle parti più creative, più sporche, lasciate anche più al disordine di noi stessi, che poi in fondo non sono altro che l'anima. Quindi questo concerto reading si prende cura di questa parte, da cui una resistenza, che è pur sempre una re-esistenza, quindi un nuovo modo di essere, prende le mosse. Grazie. Infatti il canto inizierà con un brano dedicato al Tibet, che quasi come una tragica metafora testimonia proprio la vittoria del più facile, del più materiale, sul più difficile, più ricco e creativo e spirituale. Una coltre di polvere nasconde i lividi. Secoli, litanie dense ombre si muovono in stanze di porpora e neve, di silenzio e calore. Seta e candele che volgono e rendono l'inverno del cuore. Bella era l'asa, l'asa coperta di neve, l'asa di verde d'estate. Yeah.
praticamente il racconto parte dal libro che ha per titolo Rom, che in lingua romani significa uomo, e a un certo punto del libro entrerà la memoria della resistenza. E ho avuto la fortuna nella vita di incontrare una persona incredibile, che è stata Roberto Roversi, scomparsa lo scorso anno, che insieme a Pierpaolo Pasolini ha dato vita a una delle riviste più importanti in Italia, che è stata la rivista Officina. E Roversi diceva sempre, insieme a Pasolini, che il canto, sia in natura che in poesia o in musica, è sempre un insieme di memoria e sentimento. Ma la memoria può essere memoria individuale e memoria collettiva, e in questo paese la memoria collettiva manca sempre ed è importante coltivarla. Il racconto è appunto, ha per titolo Il canto degli emarginati. Questa è la prima parte, racconta la storia di un suonatore zigano che ha per nome Avro Alexander Radajk. Questa è la prima parte, sulle sponde della Drava, in cui il protagonista scopre la propria identità nella diversità, in un paese come quello balcanico, perché è originario della Croazia, in cui l'uno e l'altro sono un insieme, una moltitudine di individui. Pensate anche a quello che sta succedendo in Egitto. Questa è la prima parte, sulle sponde della Drava. Con voce sorda, lontana, il minareto della moschea imperiale batte l'una. La porta si leva nel buio. Un corpo passa, l'umanità resta, e se ne resta indifferente all'umano. Così, anche di notte, mentre tutto tace, nella conta di ore diverse, ore arcane alla turca, ore ortodosse, batte l'una il battistero ebraico. Uomini e donne pregano in quattro lingue diverse. Uomini e donne piangono le stesse lacrime. Chiamato Avro Alexander Radajk, il 18 novembre dell'86 sono nato per parto podalico nei camerini del vecchio auditorio consacrato a Marin Dridzic. Sono venuto al mondo
come un vecchio paio di scarpe rotte su di una lingua di terra sottile. Dubrovnik è la città nella quale ho abbandonato le sponde dell'Amnio per uscire alla luce del tempo. Solo in sogno mia madre ho potuto vedere, ma io più di tutti le sono stato vicino, scolpendo un piccolo cuore nel cuore. Eppure Dio ci ha voluto nei luoghi dove anche gli dèi si fanno carnefici, più simili sull'inferno, sulle labbra della vita, a certi diavoli stregoni. Così la notte solo rom, mendicanti e ladroni sono giunti in quel vecchio auditorio a rendere un sorriso lungo gli androni all'inatteso figlio di un nessuno. Свече просто seconda. Terre di confine, dedicata all'arte e all'esistenza cancellata dalla persecuzione. Anzi, per quanto si parla dei gitani, dalle persecuzioni. Ma tutto ha origine sempre dalla condivisione e dal brindisi. Questo primo testo è dedicato al vino bianco autoctono della città di Kashta, il Belica. È un brindisi dedicato alle nostre e vostre esistenze. Non è vino, è birra. Usiamo l'immaginazione alchemica. Questo è il brindisi dedicato alla città di Kashta. Parte seconda, terre di confine. Ridonaci ora, Kashta, il nostro destino gitano, la memoria di tutte le terre percorse e sudate con gli occhi e poi con la fronte, la solitaria pace del vino. Ridona, Kashta, l'arte alle muse zigane, il talento della trasmutazione e l'odore acido dei metalli e la strada da battere sotto le suole pagane per noi viandanti dalle radici creole. Ridona, Kashta, il novello Belica, quando il soffio d'ottobre le ossa gela, quando la brina ancora gesta le viole, per ridonare al sangue un sangue meno vile. Puro dono dell'uva bianca, pietra pura di un segreto inviolabile, Belica, che fraterno rende il disgelo e sorella l'oscura fiumana del vento. Mozzi, puttane, gitani e spose, brindiamo alle porte del cielo,
brindiamo alle catafratte di un male eterno, noi traditori e nuovi compagni, dal cuore irrimediabilmente ferito, alla fatica del nostro destino fraterno. Senza la vostra partecipazione diretta, quindi uniamo i palmi e lasciamoci trasportare da il vento dell'oceano che batte sulle coste portoghesi. Questo è Canção Mar. A poco sulla soglia si entra di un tempo futuro, il secolo presente, al principio di un nuovo vecchio mondo dove immutabile la storia si ripete e sulla strada si incammina un corvo nero. In quella oscurità
prese la parola Saban, l'incarcerato urlante e annichilito, lungo il lete spurio di un cielo sciabordante, balcanico, nella danza delle parole che si fanno radice e tomba, una lampada sembra che ad olio brucia la lingua del poeta alchemico. Auschwitzerlass, 16 dicembre del 42. Sulle forche 6 anni di genocidio, chi ne volle star fuori non ebbe scelta. Auschwitzerlass. A Dachau i sinti guardavano gli angeli sulle rotaie, mentre la zuppa celeste sapeva di un unguento sanguinoso e funebre. Non fu detto nulla quell'anno. I cieli all'alba olimpica di Sua Maestà a Berlino scorgevano la nebula minacciosa, sinti deportati a Marzahn, sinti a vegliare chiamati sulle tombe di Auschwitz. Ieri bocche affamate sulla nera Berlino, i demoni come gli dèi hanno preso dimora. Ieri
400 coracanee nella cenere dissolti e la pace ha ricevuto le sue persecuzioni. Kali, proteggi i figli dei Sinti dispersi nel nero, fa che vedano il cielo domani sopra Berlino e non preghino oggi la morte sotto le scocche dei vagoni a vapore scortati fuori Berlino sino in Polonia dalle carrozze di aquile nere. Spaventati dai demoni del passato come una macchia nera sulla tomba dei secoli, mai nessuno ricorda la nostra Shoah. Il diasporo, la sciagura dei popoli rom, alle spalle cavalca del tempo. Noi Sinti fummo sulle Alpi compagni partigiani ai partigiani. Antonio Nasone. Ai versi di Rom, Doris Fair.
E dopo aver parlato di persecuzione, insomma, abbiamo sentito, e poi si accompagna comunque a dei canti sempre allegri per i rom, come Gelen Gelen, che è stato dedicato, è un testo dedicato da Saban Bajramovic alla diaspora dei rom, come avete visto è un canto allegrissimo, c'è sempre questa contraddizione per i rom. E il libro da cui è stato tratto questo racconto è appunto Rom, che è diviso in 13 capitoli, in cui Avro Alexander Radaik scopre la propria identità, scopre la perdita della madre e scopre anche l'amore. A un certo punto incontra la coprotagonista, che si chiama Marika, e vorrei concludere dedicandogli questi versi finali alla scoperta da parte del protagonista dell'amore, perché anche per i Rom si è persa questa idea per cui l'essere umano diventa tale quanto scopre l'altro, scopre l'altra parte, che può essere una donna, un altro uomo, qualsiasi cosa. Nel momento in cui l'uomo scopre la propria sessualità e scopre l'altro, a quel punto diventa se stesso. Il capitolo ha per titolo Il Diario dei Ciliegi. Il protagonista scopre l'altra parte, in questo caso Marika. Il Viale dei Ciliegi. Un immenso bosco di conifere. Il gelo lungo tutti i bastioni. L'ora del cammino si era fatta alle prime luci del crepuscolo, che simili irradiavano ad un re deposto nel suo trono giallo e si specchiavano nei primi giorni afosi di luglio. Solo io e Marika, da soli, persi nel vivo languore, decidemmo di farci lasciare lungo la strada sul varco che porta alla baia di Plava per godere il primo sole estivo. Batte il cuore, muta la nostra ingenua veste, sotto il crepuscolo batte di un cielo balcanico che un ciondolo arancio appare inabissato ora sotto il bordo celeste. Il cuore batte, accelera, incalza, si inebria all'odore della pelle sinuosa, scivolata ora sulle acque molli. Nel sapere cosa vuole dire la mano di Marika scivolare sfrontata, e tutte le paure e le ansie di un viaggio solo nostro nella vita, i timori, i dubbi, ogni desiderio che sbatte alle porte del cranio, i demoni del passato, ogni sentimento, tutto lasciato sulla soglia delle labbra di Marika. Quello fu il momento in cui divenni uomo, quello fu il momento in cui divenni Rom. Doris Ferri. Si a miña alma fechada só pudesse mostrar eu que sofro calada. Se pudesse contar, toda a gente veria quanto sou desgraçada, quanto fiz alegria, quanto choro a cantar. Que Deus se o crime pecado, mas eu sou assim, fugindo fado, fugia de mim, cantando quebrado e nada me dá. Se é pois um pecado, por amor vado, que Deus me perdoe. Se é pois um pecado,
deserto. Grazie, Antonio Nasone alla chitarra. Grazie.